Intanto vi ringrazio anche da parte mia per la vostra presenza e vi dico subito, vi confesso subito che sono un po' emozionato, perché mi rendo conto che quando si prendono delle decisioni che riguardano chiaramente un percorso personale, hanno poi anche delle influenze su tante altre persone. Se ci penso, in questo caso riguarderanno probabilmente anche un intero territorio e un'intera comunità, cioè dire la mia Petrosino. Io non posso cominciare a parlare delle ragioni della mia scelta se prima, abbiate pazienza, non vi dica che abbiamo vissuto 5 anni davvero straordinari, formidabili e di gran lavoro. Io insieme a tutta la mia squadra, ma se permettete ci metto anche tutta la cittadinanza, perché i risultati li abbiamo raggiunti anche grazie all'aiuto e alla comprensione della cittadinanza. E questi anni di amministrazione sono stati portati avanti con un impegno continuo, quotidiano, 24 ore su 24, 7 giorni su 7. E questo giusto per smentire chi magari 5 anni fa, io ricordo, mi trovavo in questa stessa situazione, invece andavo in giro a dire che avrei fatto il sindaco a distanza, il sindaco part time, oppure non so, avrei fatto altre scelte, diciamo, di carriera. E invece siamo rimasti qua e abbiamo lavorato ogni giorno, abbiamo lavorato per portare avanti dei risultati, tenendo conto del fatto che abbiamo trovato un comune in cui bisognava ripartire tutto quanto da zero. Io non lo dico con spirito critico, però davvero abbiamo trovato Petrosino che c'era un po' molte cose da rifare, ecco, un po' tutto da rifare. C'erano le strade da sistemare, c'erano le scuole da sistemare, c'era anche perfino la chiesa, il cimitero, la stazione, il piazzale della posta e poi ancora gli impianti sportivi, sia il palazzetto dello sport che il campo di calcio, ma anche i campetti di tennis. Ebbene, noi fin dal primo momento abbiamo cercato di impegnarci proprio per cercare di dare delle risposte e far ripartire la macchina, far ripartire soprattutto questa comunità in quelle che sono delle infrastrutture importanti. Un paese civile, quando ha delle scuole che funzionano, ha delle strade che si possono percorrere senza lasciarci la macchina, e come dire, ha anche la possibilità di essere circondato di attenzione. Una comunità è questo, quello che noi abbiamo cercato di fare e che Petrosino ha vissuto. Abbiamo cercato soprattutto di puntare al risveglio culturale della nostra Petrosino, perché non si vive appunto soltanto di infrastrutture, ma quello che noi abbiamo cercato di fare è stato soprattutto far crescere l'orgoglio di appartenenza ad una terra. E questo è valso soprattutto nei confronti dei giovani, ma più in generale di tutta la cittadinanza. Il fatto, l'idea di organizzare con un ciclo continuo anche di eventi in estate, ma non solo, ha permesso di costruire questo senso di amore verso la nostra terra. E per noi questo è stato importante, perché i cittadini comprendono anche il valore di un cambiamento quando amano la propria terra. Noi abbiamo messo un seme su cui vogliamo raccogliere adesso anche dei frutti che devono durare nel tempo. E in tutto questo lavoro io devo ringraziare appunto chi mi ha collaborato, la mia squadra di assessori innanzitutto, ma poi ancora dei consiglieri comunali, tutti quanti, sia quelli che erano con me che quelli che non erano necessariamente con me, ma anche l'intera macchina comunale, intendo dire l'intero apparato, diciamo, dei dipendenti comunali, perché hanno lavorato e hanno seguito il passo, diciamo, per portare dei risultati. Io non voglio annoiarvi con una lunga lista di cose fatte,
Però credetemi, queste cose vanno dette perché è importante presentarmi oggi sia a voi, più tardi lo farò anche con la cittadinanza, con qualcosa che un politico, secondo me, un amministratore deve avere, ed è la credibilità. Noi siamo qui, io sono qui oggi perché ho pensato molto all'opportunità di ricandidarmi. Non era previsto. Io 5 anni fa pensavo di fare un'esperienza e dedicare, come davvero credo sia giusto per ogni cittadino, di dedicare soltanto 5 anni della mia vita ad amministrare quello che è il mio comune dove sono nato e vissuto. E quindi continuare per altri 5 anni per me era in un certo senso anche un imprevisto, mettiamola così. Quindi ho voluto riflettere e ho voluto anche tenere conto di molte cose, ma soprattutto l'idea di portare a termine i progetti che avevamo iniziato, e per fortuna questo ci siamo riusciti, perché anche in questi giorni, ma non solo in questi giorni, perché per nostra fortuna abbiamo lavorato costantemente in questi anni. Ci sono dei cantieri aperti, ci sono dei lavori in corso, continuiamo a sistemare le strade, continueremo a sistemare tante altre cose, così faremo, diciamo, fino a quando ci sarà possibile. L'idea di ricandidarsi per me significa innanzitutto non fermare il cambiamento, ed ha un significato che è anche politico, con la parola politica che abbia una P maiuscola, perché in questa terra di Sicilia probabilmente abbiamo vissuto tante stagioni, tante primavere e anche di cambiamento. Ecco, io vorrei, con la mia ricandidatura, che a questo punto annuncio, vorrei che il cambiamento in terra di Sicilia non duri soltanto una stagione, ma sia qualcosa che i siciliani non chiedano a voce soltanto o per un periodo di tempo limitato. Questa terra ha bisogno di cambiare e di uscire dagli stereotipi e di uscire da quelle che sono le vecchie convinzioni e soprattutto anche modi di fare vecchi. E non è soltanto un dato anagrafico. Io ho visto, mi sono accorto dal mio ritorno in Sicilia, che ci sono davvero a volte anche dei metodi di cui sono portatori anche dei giovani, nei modi di fare e nei modi di pensare. Bene, Petrosino a me ha dato delle grandi soddisfazioni, perché in questo la cittadinanza, io sento molto anche l'affetto, il calore, la stima di molti dei miei cittadini e anche potrei dire della stragrande maggioranza dei miei cittadini. In questi anni Petrosino è diventato un esempio di buona amministrazione e sono successe delle cose che noi stessi non ci aspettavamo. Devo dire che noi abbiamo cercato di amministrare guardando ogni giorno le cose da fare, a volte le cose succedevano a sorpresa, senza che appunto potevamo mai pensare, per esempio, di essere visti come esempio di buona amministrazione al Museo di Fotografia Contemporanea a Milano. 6 mesi è stata messa in mostra con le immagini e con delle didascalie il percorso che abbiamo fatto a Petrosino. Ma non era solo questo, non è stato solo questo, diciamo, uno dei tanti risultati che ci ha permesso di avere, diciamo, un'immagine nuova per noi, per un piccolo comune. Provate a immaginare 8.000 abitanti, 8.500 abitanti, ritrovarsi anche in un libro che vi invito anche a leggere, si chiama Acqua da tutte le parti, ed è scritto da un giornalista, una delle penne, diciamo, più importanti del nostro giornalismo. Si tratta di uno dei vostri colleghi, si chiama Antonello Caporale. E Antonello Caporale è passato da Petrosino, ebbene ha dedicato un capitolo a Petrosino, un po' esagerato secondo me, perché l'ha titolato Il miracolo di Petrosino. Insomma, io di miracoli faccio una certa parsimonia a usarne il termine.
ma abbiamo visto anche l'attenzione dei media e l'attenzione di tante persone fuori di Petrosino, di tanti giovani fuori di Petrosino. Questa sera, per esempio, quando incontrerò la cittadinanza, saranno presenti ragazzi di tante parti della Sicilia che comunque hanno visto e hanno guardato con molta attenzione quello che noi abbiamo realizzato. Ecco, questo ci ha permesso di avere un'immagine nuova e di acquisire anche una certa autorevolezza. Tra le cose che io non mi sarei mai aspettato è successo che mi hanno chiesto di far parte del consiglio di amministrazione del consorzio che gestisce i rifiuti. E per la verità non è che sia stata una gran conquista, visto di questi tempi, diciamo, il fastidio che comporta, o comunque la gravità che comporta la gestione di un settore così delicato. Però sicuramente in altri tempi non avevamo mai avuto questi incarichi di responsabilità. E poi ancora, abbiamo avuto anche l'adesione di altri comuni vicini per costituire una centrale unica di committenza, cioè dire la gestione degli appalti insieme a comuni, diciamo, a noi vicini. E Petrosino è capofila, così come Petrosino oggi è capofila di un'altra associazione di comuni che si chiama Biodistretto Terra degli Elimi, che ci ha permesso di andare oltre il nostro confine comunale e di parlare di argomenti importanti per lo sviluppo di una Sicilia, e di parlare di agricoltura biologica, di un consumo che sia molto più consapevole, di ecosostenibilità, di sviluppo appunto sostenibile. E oggi Petrosino è capofila di ben 24 altri comuni, che non sono soltanto della nostra provincia. Sono tutte cose che, come dire, sono successe a latere dopo il lavoro fatto, dopo quello che abbiamo fatto a Petrosino. E io mi rendo conto, a maggior ragione quando penso a queste cose, che decidere di ricandidarsi per continuare il cambiamento significa una sfida che non mi prendo soltanto per Petrosino, ma che riguarda probabilmente anche chi ci guarda e chi ci segue fuori dal nostro comune. E con questo io, con questo spirito e con l'idea soprattutto di affrontare una sfida in maniera nuova, io ho intenzione, questo ve lo anticipo, di intraprendere questa sfida innanzitutto confermando quella che è stata una squadra straordinaria, lo dicevo prima. Quindi ho chiesto a tutti i miei consiglieri comunali e assessori di continuare questo percorso. Poi mi sono, qualcuno, devo dire che molti sicuramente accetteranno, qualcuno per motivi normali, diciamo, anche fisiologico, magari non accetterà, però quelle caselle, diciamo, vuote che rimarranno, ci sarà un'apertura, apriremo le braccia letteralmente al resto della nostra comunità, cercando di individuare delle candidature che siano rappresentative e al tempo stesso che possano dare un contributo e un valore aggiunto importante per i prossimi 5 anni. Quindi questa è un'altra notizia che vi do rispetto a come affronteremo questa sfida. E lo faremo a mani nude, ancora una volta. Noi 5 anni fa abbiamo fatto una lista civica e ancora oggi faremo una lista civica che metterà dentro innanzitutto le persone, anzi le personalità, le storie, la politica vista come un terreno, un campo che permetta un incrocio di umano, di idee, di progetti, ma soprattutto anche di storie personali, perché le idee e i progetti diventano credibili quando sono credibili anche i portatori di questi valori. E lo faremo, come dicevo prima, senza partiti e senza personaggi politici. Io selezionerò ancora questa volta, insieme a tutto il gruppo, tutta quella che sarà la rappresentanza, oltre a me, chi mi accompagnerà, diciamo, nel nuovo percorso. E lo faremo
mettendoci la faccia. Vi prego di fare attenzione a questo termine. Metterci la faccia non è soltanto avere il coraggio di candidarsi, ma mettersi la faccia soprattutto in una realtà come la nostra, dove a volte il cambiamento si può mimetizzare con in forme diverse, e indietro invece si scopre che c'è il vecchio, che c'è il potente, che c'è il prepotente. Bene, la mia sfida sarà invece con persone che rappresenteranno, appariranno per quello che sono, per quello che appunto vogliono rappresentare, diciamo, nei prossimi 5 anni. E dove vogliamo portare Petrosino? Dove voglio portare questa volta Petrosino? Lo voglio portare innanzitutto in cose che siano realizzabili. Petrosino ha bisogno di infrastrutture che permettano di dare un volto ancora più bello alla nostra cittadina. Se voi ci pensate, non abbiamo una piazza. Ebbene, questo sarà sicuramente un impegno che intendo prendermi. In questo, per la verità, abbiamo anche un progetto bello e pronto, che avremo modo anche di parlarne e di approfondire nei prossimi giorni e nelle prossime settimane. Abbiamo anche delle reti viarie che vanno sistemate, come la via Regione Siciliana, e questo secondo me nei prossimi 5 anni deve assolutamente essere una di quelle cose fatte. Ci sarà anche la bretella autostradale, ma chiaramente questo dipende anche da tempi che non riguardano soltanto il nostro comune, ma sostanzialmente questo per noi rappresenta un punto e un elemento importante. Ma soprattutto dobbiamo creare, perché finora abbiamo fatto soltanto pronto soccorso, cercando di sistemare tutto quello che non funzionava, e ce n'era abbastanza, come ho detto prima. Adesso dobbiamo cominciare a creare condizioni di sviluppo che siano duraturo. Dovremmo investire sul turismo e investirci in maniera seria, con risorse finanziarie che siano locali e che si abbia anche la capacità di attrarre risorse finanziarie che vengono anche fuori dai confini regionali. Dare un'immagine diversa della Sicilia, dove si possa parlare in maniera seria di cambiamento e al tempo stesso anche di legalità, perché io a questo termine non ci rinuncio, nonostante tutti i messaggi e tutte le forme di intimidazione che non mi hanno mai fatto mancare in questi anni. Io alla parola legalità non ci rinuncio, perché la parola legalità ha un valore, e questo ci permette di dare fiducia a chi vuole investire sul nostro territorio. Mi dispiace per chi questa parola dà fastidio, però noi siamo stati e continueremo ad essere un avamposto della legalità, che non vuol dire, io lo so che è inutile ripeterlo 100 volte, perché chi non vuole capire non capisce, però essere un avamposto di legalità non vuol dire che noi siamo una terra di mafia. Essere un avamposto di legalità significa mettere in atto, non a parole, ma con cose concrete, con le delibere, con le ordinanze, con le gare d'appalto, con i capitolati, con tutti gli strumenti possibili che la legge appunto permette ad un'amministrazione, a un sindaco, a un assessore, a dei consiglieri comunali. Questo è quello che noi vogliamo continuare a fare, perché la legalità, dicevo prima, è un valore, e questo ci permetterà di investire sul nostro territorio. L'idea mia è quella comunque intanto di sbloccare la situazione a Torrazza, perché lì purtroppo io non sto a raccontare di chi sono le colpe e di chi non sono le colpe. Io me la sono ritrovata una situazione difficilissima, che come sapete ha avuto anche degli esiti giudiziari, però non possiamo continuare così. La spiaggia di Torrazza è di tutti i petrosileni, e noi ce la vogliamo riprendere, ce la vogliamo riprendere per investire in quel pezzo di terra che per noi è importante. La vogliamo dotare di infrastrutture e al tempo stesso anche dare il massimo della fruibilità. Torrazza ha bisogno di percorsi e ha bisogno anche di parcheggi, delle aree di sosta che permettano in maniera molto chiara di dire cosa possiamo fare
e si permetta anche a tutti coloro che vorranno di investire anche in attività che permettano di dare servizi anche a chi vuole usufruire della spiaggia. Ma c'è un progetto ancora più importante, questi li abbiamo pronti, questi progetti peraltro, c'è un altro progetto che io voglio portare avanti nei prossimi 5 anni e che riguarda un'altra parte della nostra costa, e che è Biscione. Scusatemi, Biscione, devo dire, continueremo a fare e a renderlo il centro, diciamo, delle attività in estate, ma speriamo anche non solo. E Sibiliana, ecco, questa è l'altra parte su cui vogliamo investire, perché Sibiliana è un lembo di terra meraviglioso e che probabilmente non è stato valorizzato abbastanza. Ci sono situazioni complicate, per carità, questo non lo nascondo, però questo non ci deve impedire di poter investire, di poter attrarre sia visitatori, ma al tempo stesso, ripeto, investimenti. C'è un progetto che riguarda l'intera ristrutturazione della cosiddetta casa dell'acqua, l'idrovora e la Torre Sibiliana. È un progetto che noi già abbiamo presentato, per la verità, ai vari ministeri, rispondendo a dei bandi, ma che qualora non dovessero essere accettati, perché è chiaro che può succedere anche questo, noi vogliamo comunque portarli avanti cercando di attrarre anche investimenti privati con le forme che la legge appunto permette, di partnership tra pubblico e privato. C'è da sviluppare anche sul nostro territorio tutta una serie di iniziative che riguarda l'efficientamento dei servizi. Non abbiamo finito, non è che adesso noi tra qualche mese partiremo con un nuovo servizio, per esempio per la raccolta dei rifiuti. Abbiamo dimostrato e dovremmo dimostrare che la raccolta dei rifiuti può essere fatta in maniera efficiente e risparmiando, perché possiamo risparmiare e tenere pulito al tempo stesso il nostro territorio e mettere fine a quell'abitudine, purtroppo tutta siciliana, di abbandonare i rifiuti dappertutto. È stata una guerra quella che abbiamo portato avanti in questi 5 anni. Ebbene, questa guerra la vogliamo continuare. Io cerco di essere breve, perché poi magari lascio a voi libero sfogo alle domande, ma spero che in sintesi ho dato le ragioni di una scelta, che è quella della ricandidatura, perché vogliamo appunto, perché voglio innanzitutto battermi, continuare a battermi per Petrosino e per dimostrare che il cambiamento appunto non è il tempo di una stagione. Continueremo e continueremo a dare risultati che potranno essere utili in qualche modo anche al resto della Sicilia. Diamo la parola ai colleghi, se vogliono fare delle domande. Certo. Sindaco, è appurato che la sua amministrazione ha ricevuto parecchi attestati di stima, non solo a livello locale ma a livello provinciale e anche regionale. È balenata nella testa così l'idea di candidarsi alle prossime elezioni regionali piuttosto che e magari lasciare qualcuno dei suoi qui a amministrare a Petrosino, considerato che con il suo network di movimenti collettivi, diciamo, state costruendo una rete e quindi la possibilità anche di ricevere consensi a livello provinciale, visto che ha molti amici e molti simpatizzanti pure in altre città della provincia? Sono altre domande o andiamo con tutta risposta? Allora, questo sta diventando un tormentone, devo dire, di una mia candidatura per le regionali, per le nazionali e per le europee. Ci manca solo che adesso per le prossime elezioni universali, insomma, si possa anche balenare questa ipotesi. No, non ci ho pensato, per la verità mi è stato chiesto già in passato e io ho rinunciato, l'ho detto anche pubblicamente. Dopo qualche mese dalla mia elezione a sindaco ci furono le elezioni regionali e poi immediatamente quelle nazionali. Io ho rinunciato platealmente sia all'una che all'altra.
il mio interesse, non so in quale lingua spiegarlo, non c'è alcun interesse. Quello che noi stiamo facendo con Network e con i movimenti civici che abbiamo messo in rete è un'altra cosa. Io mi rendo conto che nel linguaggio purtroppo scarso della politica, quella diciamo più quella P minuscola, qualcuno mi ha suggerito, e mi rendo conto che quando si mettono insieme delle persone devono per forza avere come dire un obiettivo, o in qualche modo l'obiettivo è anche ci può pure stare, ma devono per forza coltivare un'ambizione. Io l'ho detto anche dentro Network, la cosa più bella che mi è capitata in Sicilia è vedere giovani dai 20 ai 30, anche ai 40 anni, perché si è giovani anche fino a quell'età, io ormai purtroppo non ci sono più, ma devo dire, vedere l'entusiasmo di questi ragazzi e soprattutto vederli insieme per parlare di buone pratiche, questa è la cosa bella ed è una cosa che a me entusiasma moltissimo. Io devo dire che nella mia vita non avverto la necessità di coltivare particolari ambizioni, perché quello che avevo e che mi piaceva tantissimo, io sono uno di quelli che ha fatto un lavoro che ha scelto e che ha avuto la fortuna anche di praticarlo in sedi anche molto importanti e autorevoli. Se ci ho rinunciato è perché ho rinunciato anche alle ambizioni. Penso che la vita può darci soddisfazioni molto più belle, e tra questi io ci metto anche riaccendere la speranza in ragazzi e ragazze che sono di talento, ne sono convinto, e che possono dare tantissimo. Ecco, se posso essere d'aiuto in qualcosa del genere a me sta bene, poi le elezioni regionali e nazionali chi ha da farle le faccia, e speriamo che ce li mandino buoni quantomeno. Intimidazioni e minacce anche abbastanza gravi e numerose. Sulle indagini non sappiamo nulla ovviamente ancora, lei che idea si è fatto sulla provenienza? Per me è l'ultimo dei problemi. Tutte le volte che ricevo lettere di minacce, io mi sono dato questa etica comportamentale, io le rendo pubbliche, perché le lettere d'amore probabilmente avrei quel livello di riservatezza, non ne ricevo tra l'altro. Però quando tutte le volte che mi sono arrivate, se volevano darmi un messaggio, io consegno un altro messaggio a chi eventualmente le ha inviate. Ogni volta è stato d'accordo sempre con le forze dell'ordine, infatti non sempre la tempistica è stata esattamente in sincronia, perché chiaramente mi raccordo comunque con le forze dell'ordine anche nella tempistica. Però ho sempre detto molto chiaramente, io rispondo e rispondo a viso aperto, perché tenersi le lettere che ti mandano, comunque i messaggi intimidatori nascosti, significato per me fare il gioco di chi vuole mettere terrore e paura, e noi la dimostrazione l'abbiamo data appunto ogni volta a viso aperto, dicendo noi continuiamo ad andare avanti e non è inutile che ci ponete delle condizioni. L'ultima, sapete, penso che non vi sarà sfuggito, hanno preannunciato una campagna elettorale insomma un po' di paura, ecco. Come vede siamo abbastanza sereni, e il fatto stesso che oggi decida di ricandidarmi significa che lo facciamo con fierezza, ma per un semplice motivo, perché io sono convinto che la stragrande maggioranza o la quasi totalità dei siciliani e dei petrosileni sono persone per bene, e ne vale la pena che un Gaspare Giacalone, come può essere chiunque di voi o chiunque di noi, possa mettersi in gioco e fare muro. Io sono convinto di una cosa, per una volta sarò offensivo nei confronti di chi purtroppo fa questi gesti. Sono dei cretini, sono letteralmente dei cretini, perché io sono riuscito ad andare avanti a fare tutto quello che era giusto fare e non sono riusciti a infermarci. Prego, scusate, c'era un intervento? Sì. No, io un'idea chiaramente non la vengo a raccontare in una conferenza stampa, la racconto alle forze dell'ordine.
Allora, queste c'è, evidentemente ci sono degli accorgimenti che riguardano la mia sicurezza, questo non lo posso negare, però io penso che comunque non vedrei altro modo per andare in giro e per vivere la mia vita se non quello che vedete in questo momento, per cui qualunque altra cosa. Io ho sempre sentito la vicinanza comunque delle altre istituzioni, parlo dalla prefettura, alla procura, alle varie forze dell'ordine, mi sono sempre state molto vicine, ma anche i miei colleghi, anche sindaci, sembrerà forse qualcosa di nuovo, ma la comunità dei sindaci, se mai esistesse, comunque si è abbastanza vicini e facciamo squadra, ma quello che più conta è la mia gente, è la gente di Petrosino che mi dice a viso aperto vai avanti e questo mi basta. Signor Sindaco, Tiziana Sferrugia di Sicilia Oggi Notizia. Dalle sue parole vince un grande amore per questa terra, no? Molto, e credo che anche lei si senta appunto amato, no? Se continua, se ha deciso di ricandidarsi. Quindi amore per la terra e amore che riceve soprattutto dai suoi concittadini. E quello che propone, da quello che insomma è, lei intanto ha fatto 5 anni qui a Petrosino, quindi ha dimostrato di aver fatto delle cose. E quello che propone è continuità di quello che ha già fatto, immagino i progetti, anche perché l'ho intervistata recentemente telefonicamente ed hai vinto anche questo. Quali sono i suoi progetti pratici per il futuro da attuare? Di quali infrastrutture parla e quali progetti intende attuare nei prossimi 5 anni? Per la verità avevo risposto prima, anche nell'intervento iniziale, a questa parte qua. Poi sull'amore per Petrosino, io penso che questa cosa non sono riuscita a nasconderla, ma voglio spiegarlo. Io forse, vedete, quando si vive lontani dalla propria terra, non voglio fare una quella roba strappalacrime, mi sentirei anche ridicolo probabilmente, però vivere lontano dalla mia terra, come ho fatto io per 20 anni, alla fine ti permette di essere, dicevo io, più italiano di quelli che stanno in Italia, e quindi forse io ho sviluppato questa idea di essere più siciliano dei siciliani, più petrosileno o petrosinese dei petrosileni o dei petrosinesi. A me, quando stavo lontano, mancava l'odore del mare, mancava la voglia di farmi quel giro a Biscione che tutti, se qualcuno di voi che vive a Petrosino, e tutti sanno che in qualunque momento della giornata o in qualunque momento dell'anno questo giro a Biscione è un momento sacrale. Ecco, e quei racconti, quando ho parlato della mia Sicilia, chiaramente mi hanno permesso di tenere vivo sia l'amore, ma al tempo stesso sviluppare quella forza di reazione rispetto ad una Sicilia che purtroppo all'estero viene dipinta da stereotipi e da preconcetti e non lo puoi più tollerare. Tu vuoi vedere la tua terra in un certo modo e invece c'è chi la dipinge in un altro modo, o meglio, c'è chi purtroppo fa notizia per altre cose più brutte. E qui capisci appunto che si sviluppa un amore, ed è un amore che a un certo punto lo devi esercitare. Per quanto riguarda i progetti, l'ho detto già prima, io penso che Petrosino dobbiamo essere con i piedi per terra. Il programma amministrativo lo farò insieme ai cittadini, come ho già fatto 5 anni fa, e ne parleremo. Io voglio creare condizioni di sviluppo, l'ho detto, che innanzitutto voglio occuparmi di completare tutto un percorso turistico dei 12 chilometri di costa che interessano il nostro comune. Sul turismo punteremo molto, continueremo a puntare molto anche sull'agricoltura biologica, perché da lì penso che ci sia anche lo sviluppo e un cambiamento rispetto ad una situazione del mercato vinicolo che è abbastanza ingolfata dalle nostre parti. Non mi dilungo sulle ragioni, perché rischiamo insomma di metterci molto tempo, ma avremmo occasione di spiegarlo molto. Non è questione di infrastrutture soltanto, questo lo dicevo prima, Petrosino ha bisogno di una piazza, ha bisogno di una di rete viarie che siano da paese civile, ci siamo quasi, però ci mancano ancora altre strade, altre rete viarie da sistemare.
E poi l'idea mia è quella di dare decoro. Noi non possiamo parlare di turismo e attrarre turismo nel momento in cui continuiamo a buttare rifiuti dappertutto, al momento in cui facciamo trovare una costa saccheggiata in tutti i sensi, attenzione, in tutti i sensi. Ecco, noi dobbiamo concentrarci su queste cose e poi insieme vedremo anche cosa ci propongono i cittadini. Un dato, se vi può interessare, è un esercizio che posso suggerire. Io ho rivisto il programma elettorale di 5 anni fa, adesso la percentuale esatta non la so, però mano a mano marcavo tutto quello che noi avevamo fatto. Credo che posso consegnare un buon 90%, 80% di cose fatte. Sì, no. C'è prima la Paganelli, credo. Sì, allora, è normale che un giornalista non deve fare gli elogi a nessuno, però ci sono anche dei momenti in cui ci si confronta con i valori e quando questo accade è normale che anche un giornalista dica come non dire di essere d'accordo, soprattutto quando si parla di legalità, di bene comune e di mettere l'anima all'interno delle cose che si fanno. È chiaro che i valori camminano sulle gambe delle persone e quello che conta è quello che le persone fanno nella propria vita. E quindi penso che anche è bello, giusto e condivisibile scegliere al proprio fianco persone che sono idonee ai nostri valori, ai nostri ideali e al cammino che abbiamo scelto di percorrere. È giusto, penso, e doveroso che un sindaco pensi a ricandidarsi come sindaco, visto che la legge gli dà la facoltà di poterlo fare 2 anni consecutivi e poi se lo vuole rifare ancora deve aspettare un po' due passato. Mandati. Due mandati, sì, 2 anni inteso come 2 mandati, è un lapsus. Però è anche giusto che un sindaco possa pensare, qualora avesse finito con i 2 mandati, quello che ha pensato di realizzare, e visto che siamo all'80%, insomma, gli altri 4-5 anni correranno abbastanza facilmente, di potersi anche candidare ad altre cariche, perché essere umili va bene, però fare politica non significa ambire a cose grandiose come quando fai l'imprenditore, il manager o altre cose, significa continuare il percorso che si è dati. Cioè, se noi abbiamo sposato un impegno civile nella nostra vita, lo portiamo avanti fino alla fine della nostra vita, ovunque noi ci possiamo e ci è consentito spendere. Quindi mi auguro che il sindaco in questo momento abbia voluto rinviare ad altre date il continuo di un percorso, perché adesso deve giustamente e condivisibilmente concludere quello per cui si era dato anche una sfida, perché noi ci diamo delle sfide e quando ce le diamo è importante che le vinciamo. Condivido chiaramente l'attaccamento alle forze dell'ordine. Io voglio fare una battuta: quando mi dicevano devo andare dal sindaco per fare intervista, ma dove si trova, perché io con le vie faccio un po' di difficoltà in generale, dice: che le posso dire, conosce dove sono i carabinieri? Beh, è l'unica cosa certa che conosco. Questa è una battuta, grazie. La domanda era in sé, nel senso di dire: c'è la volontà di voler proseguire l'impegno, finito un impegno già assunto? Lo dirò, ecco, qualcuno mi suggerisce perché no, e io invece dirò il perché no, per 2 ragioni. Sarò fissato con gli inglesi, però mi hanno, il direttore Di Girolamo già conosce la risposta, perché è una di quelle domande che già mi ha fatto in altri tempi. Io sono convinto che l'impegno di qualunque cittadino nell'attività amministrativa è una cosa che dovrebbe essere fatta come era la leva una volta, d'obbligo, civil servant, questa è un'espressione inglese, servizio civile. Ogni cittadino, come sarebbe bello, provate a immaginare, sarò idealista, ma purtroppo così sono fatto, come sarebbe bello se ogni cittadino prendesse cura del proprio territorio e a turno riusciremmo a vedere tante facce nel panorama politico anche locale. Questa sarebbe una cosa meravigliosa. Io non voglio vivere di politica, io voglio possibilmente tornare a fare quello che facevo prima o mi reinvento qualche altra cosa, però deve essere una parentesi, soprattutto perché non voglio assolutamente stare con quest'ansia
che appena finisco una cosa devo ritrovarmi un'altra collocazione, un'altra poltrona dove stare. Ma c'è una cosa che forse potrà essere più convincente. Anche se io volessi, lo dovrei fare con dei partiti, e qui c'è un piccolo problema, perché io faccio le cose soltanto quando sono convinto di stare in un ambiente che mi convince. E vi dico molto onestamente, altrimenti sarei, come dire, tesserato di qualche partito, vi dico molto onestamente che soprattutto a livello locale, e lo dico con molta tristezza, perché sono comunque un uomo di sinistra, ma lo dico con molta tristezza, io non riesco a vedere a livello locale nei partiti purtroppo quell'ambiente che in qualche modo rispecchia quei valori e quegli ideali di cui vorrei essere portatore. E quindi fin quando ci troviamo in queste situazioni, il rischio o la possibilità che Gaspare Giacalone possa essere candidato a qualcosa di diverso da sindaco non c'è. Ecco. Il piano regolatore di Petrosino? Il piano regolatore sarà un'altra di quelle cose che affronteremo e che per la verità abbiamo iniziato. Ci abbiamo lavorato tantissimo in questi anni, abbiamo trovato un piano regolatore che era bloccato dal 2004. Io non so onestamente che cosa è successo e che cosa abbia determinato questa sorta di stasi, di questa sorta di blocco. Però non potevamo continuare così. Lo sviluppo di un territorio e soprattutto di Petrosino per i prossimi 5 anni passerà attraverso l'approvazione del piano regolatore generale. Noi ci siamo messi appunto d'impegno per cercare di superare anche tutti gli aspetti burocratici e farlo ripartire. Quindi si ricomincerà, abbiamo fatto già la gara d'appalto. Ecco, questa è un'altra cosa che voglio dire e che ha contraddistinto la mia amministrazione: noi gli incarichi li abbiamo dati tutti attraverso una selezione pubblica, questo perché non ci sono amici o parenti da sistemare, la massima trasparenza, la massima linearità, e così abbiamo fatto anche con l'incarico che abbiamo dato attraverso una gara d'appalto a dei progettisti, un team di progettisti. La gara è stata già fatta e credo ormai nei prossimi giorni, non più di 15 giorni, verranno a Petrosino a ricevere l'incarico e cominciare a lavorare. Avranno 6 mesi di tempo per completare il lavoro e sottoporlo al giudizio del Consiglio Comunale, e lo faremo in maniera partecipata, coinvolgendo i cittadini, come del resto abbiamo fatto già precedentemente. Gaspare Barrago, volevo farti parlare sul discorso ambientalista. Se nel tuo programma cosa prevede per la green economy, per esempio una pista ciclabile, per l'uso delle acque reflue, cioè tutto questo argomento ambientalista, tu che cosa pensi di inserire nel tuo programma e realmente poter realizzare? Per la verità noi non siamo sprovveduti da questo punto di vista, nel senso che comunque in questi 5 anni la mia amministrazione ha cercato di parlare di ambiente e soprattutto di sviluppo ecosostenibile. Onestamente io non vado molto d'accordo, e non sto facendo una battuta, con quegli ambientalisti che a parole si dicono duri e puri e poi comunque sono contrari a qualunque cosa o si dimenticano e diventano improvvisamente silenti quando si tratta di qualche altra cosa. Noi il territorio, il paesaggio, l'ambiente lo dobbiamo difendere con delle regole, e lo dobbiamo difendere con regole che valgano per tutti, per gli amici e per i nemici. E questo è quello che abbiamo cercato di fare noi, e ripeto, penso che sia sotto gli occhi di tutti. In questi anni una delle cose che ha fatto solo e soltanto il Comune di Petrosino, per esempio, è stato il regolamento comunale sulle energie rinnovabili, che non ha significato il blocco delle energie rinnovabili, ben altra cosa. Abbiamo instaurato un concetto che probabilmente
se si estendesse in Sicilia ci toglierebbe tanti tanti fastidi, considerato che purtroppo l'eolico, per esempio, o comunque le energie rinnovabili hanno un'attenzione particolare anche dalle organizzazioni criminali. Nicastri di Alcamo lo conoscete tutti quanti, sapete che è un idraulico che sull'eolico ha fatto un impero e sapete come è andata a finire, no? Adesso, se noi vogliamo tapparci gli occhi e parlare così di energie rinnovabili come se fossimo in Svezia, lo possiamo fare, ma io non lo faccio. E allora, che cosa vogliamo fare? Ripeto, già abbiamo gettato le basi con questo regolamento. Distinguere le energie rinnovabili di tipo speculativo da quelli invece di uso da fonti, diciamo, di energie rinnovabili ad uso domestico o aziendali. Incentivare l'uso domestico aziendale e quindi l'impianto, diciamo, di fonti che siano fatte a casa oppure nell'azienda, farlo possibilmente anche con delle cooperative di acquisto che permettano appunto di rendere quanto più conveniente possibile l'installazione di questi impianti e al tempo stesso mettere delle regole invece su quello speculativo. Perché non è possibile che dall'oggi al domani si vada a riempire un territorio di pale eoliche che, guarda caso, il giorno dopo non funzioneranno più. E ne abbiamo di questi esempi purtroppo in Sicilia. Io questo non lo permetterò nella mia Petrosino. Ma continueremo a puntare sulla green economy, come abbiamo fatto del resto per esempio con il risparmio energetico. Abbiamo approvato il PAES, che sarebbe il piano di azione solidale, adesso io l'anagramma esattamente non lo ricordo, comunque è il piano che abbiamo presentato ed è stato approvato per la riduzione dell'emissione degli idrocarburi e comunque per tutte quelle fonti di inquinamento. Abbiamo cercato in tutti i modi di metterci e di creare un percorso risparmiando peraltro con l'illuminazione a LED. Petrosino oggi ha un'illuminazione che è tutta con la tecnologia a LED, ma non solo, siamo il primo stadio comunale in tutta la Sicilia ad avere questo tipo di illuminazione. Questo è quello che abbiamo fatto. Quello che faremo è continuare su questa strada con cose che siano come dire, accettate anche dai cittadini. Una pista ciclabile ritengo che è il momento che sia assolutamente giusto andarla a fare. C'è da vedere il percorso da fare, perché probabilmente il percorso cittadino non è necessariamente quello che andranno a utilizzare i miei cittadini, ma devo dire che di spazi su tutto il territorio ne abbiamo diversi e quindi continueremo su questa strada. Prego. Lei è? Tommaso Putaggio. Senta, Tommaso Putaggio. Sì. Volevo domandargli, rete fognaria e depuratore, sì. Servizio sanitario. E se per caso, a livello di fasce deboli, che programmi ci possono essere? Sì. Allora, per quanto riguarda il depuratore, noi abbiamo subito in qualche modo una frenata, non per colpa nostra, perché il depuratore, come sapete, è qualcosa che noi condividiamo, non proprio il depuratore come impianto, ma la rete fognaria è qualcosa che condividiamo col comune di Marsala. La rete fognaria è stata già realizzata negli anni precedenti nella buona parte del comune, diciamo, del territorio di Petrosino, e la stessa cosa come prolungazione poi per la contrada di Strasatti fino ad arrivare a Santo Padre. Adesso c'è la parte, diciamo, finale, accendere, attivare il depuratore. Questo però lo possiamo realizzare di concerto col comune di Mazara. Qual è stato l'inconveniente? Che io ho parlato per un paio d'anni con un sindaco, anzi una sindaca, e che purtroppo poi non, per ragioni che conoscete,
non l'ha avuta più come interlocutore. Quindi con un nuovo sindaco abbiamo dovuto ricominciare tutto da capo. Dove siamo? A che punto siamo? Siamo alla, già alla preparazione di 4 convenzioni, una di queste riguarda il comune di Petrosino. Noi siamo pronti per l'approvazione come comune di Petrosino, attendiamo il comune di Marsala che provveda all'approvazione in consiglio comunale di questa convenzione, ma soprattutto anche di altre 3 convenzioni che riguardano la gestione del cimitero, perché come sapete il cimitero di Petrosino ospita per un buon 60% anche salme che provengono da Marsala in buona parte. E poi c'è la rete idrica per Sibiliana, perché ho chiesto e voluto fortemente, io non mi posso permettere, noi non ci possiamo permettere di costruire una rete idrica che arrivi fino a Sibiliana, quindi è molto più semplice allacciarsi alla rete idrica di Marsala, e questo devo dire ho trovato l'attenzione e la sensibilità anche da parte dell'amministrazione di Marsala. E l'ultima convenzione invece riguarda il trasporto degli studenti, perché è giusto che una volta e per tutte mettiamo sul tavolo le diverse cose che facciamo insieme con Marsala, con patti chiari e amicizia lunga. Quindi questo per rispondere alla sua domanda sul depuratore. Poi lei mi chiedeva sul discorso della sanità. Noi non abbiamo, diciamo, servizi come dire, particolarmente attivi sul nostro territorio. Abbiamo una guardia medica, devo dire che seguiamo per quello che riusciamo che sia funzionante. So che c'è qualche problema ogni tanto di personale, intervengo come sindaco, come terza parte, diciamo, in un discorso che riguarda a volte i lavoratori con il datore di lavoro. Per esempio, una delle cose che abbiamo molto di recente, c'è qualche personale che è stato spostato, insomma c'è qualche situazione, io interverrò come autorità di governo e anche responsabile per la verità di questo settore in termini più generali. E l'ultima, c'era un ultimo punto? Sì. Sì, quando con tutti i problemi che abbiamo al pronto soccorso di Marsala, dove voi ci serviamo, certo. Mazzara che ha anche le sue problematiche. Sono pienamente convinto di questo. Sono convinto, e qui però sfociamo in quello che è un giudizio. Avete un'ambulanza sola a disposizione in vostro territorio? Sì. Sì. Non so, lei evidentemente ha i canoni aggiornati. No, perché 8.000 persone, come ha detto, una comunità di 8.000 persone, una sola ambulanza. Bene, se mi fa rispondere cortesemente. Allora, dicevo, per quanto riguarda la gestione della sanità, voi sapete che ci sono delle politiche che riguardano la sanità anche a livello regionale e che purtroppo sono anche oggetto di polemica, anche di questi giorni, con un piano sanitario che viene proposto, cambiato, rigettato, ricambiato e così via di seguito. Sono dinamiche, purtroppo, anche per ragioni che vi dicevo prima, che non mi trovano molto a mio agio, perché per me le cose si dicono in un certo modo, quell'impegno che si prende con i cittadini e quello va rispettato. Poi ci sono motivazioni anche di opportunità, e qui ci si perde a volte in chiacchiere e si finisce per portare le cose per le lunghe. Mi rendo conto, a me piacerebbe avere pure un ospedale a Petrosino, mi piacerebbe pure avere un pronto soccorso a Petrosino, mi piacerebbe avere delle strutture che permettano di come dire, soccorrere e curare i miei cittadini immediatamente. Però stiamo con i piedi per terra e in qualche modo possiamo fare, diciamo, la battaglia per avere quantomeno quelle condizioni civili, e a volte con la parola sanità in Sicilia la civiltà supera limiti non tollerabili. È un impegno che noi cerchiamo di portare avanti comunque.
E per quanto riguarda invece le fasce sociali, questo voglio rispondere perché devo dire che grazie anche, la vedo qui vicino a me, l'assessore Marcella Pellegrino è stato, diciamo, il nostro terreno importante che abbiamo battuto, e tra l'altro anche con grande impegno davvero. E abbiamo dato risposte, devo dire, a tutte le varie categorie sociali che comunque a Petrosino sono rappresentate. Innanzitutto vogliamo continuare con questa cosa che abbiamo introdotto e che si chiama assegno civico. Io ho trovato 5 anni fa l'idea che chi era in condizione di disagio economico o sedicente disagio economico, gli si davano dei soldi cash, che era una cosa assolutamente inefficace, diseducativa e perversa, se permettete. Per esempio, c'erano sempre queste scene in prossimità delle feste comandate di gente che si incatenava, che minacciava il suicidio, nella meno peggio delle ipotesi, nella migliore l'omicidio del sindaco, degli assessori o dei dipendenti comunali. Scene che purtroppo a volte sento che avvengono anche da altre parti. Noi è da 5 anni che non vediamo più queste scene. Che abbiamo fatto? Sicuramente non i miracoli. Abbiamo fatto una cosa molto più civile. Innanzitutto abbiamo selezionato gli indigenti dai sedicenti indigenti in maniera, come dire, inattaccabile, perché se c'hai la Maserati, ed è successo, non puoi venire a chiedere il contributo al comune. Abbiamo cercato di usare il tatto, perché stiamo parlando comunque di un campo che non deve mai farci perdere l'umanità, anche nel peggiore, diciamo, delle persone, e abbiamo cercato di far capire questo, e non abbiamo avuto nessuna contestazione, infatti, perché quando una regola vale per tutti non si ha nessuna regola, non si ha nessuna contestazione. E abbiamo introdotto appunto l'idea dell'assegno civico. Che cosa significa? Significa che noi interveniamo con dei lavori socialmente utili che abbiamo sperimentato. Tra l'altro ci hanno detto, Marcella, te lo ricordi, ci avevano detto: no, voi riceverete una serie di ricorsi, denunce, questa cosa non si può fare, non sta in piedi, questo, quell'altro. E noi, come al solito, questo è stato uno dei terreni che abbiamo battuto per primo, fregandocene assolutamente tutti quelli che mettevano terrore. L'abbiamo fatto, e ogni cittadino di Petrosino che si trova anche temporaneamente in situazione di disagio, e ci sono, perché la povertà purtroppo è assolutamente in agguato, può venire al municipio in maniera assolutamente anche riservata e essere accolto e soprattutto essere assistito, e non necessariamente l'aiuto è quello economico. A volte l'aiuto può essere anche in tante altre forme, può essere dato anche in tante altre forme. Noi spendiamo ogni anno decine e decine di migliaia di euro, ma sono soldi che spendiamo molto bene, perché risparmiamo da lavori pubblici che altrimenti ci costerebbero un occhio della testa, ma al tempo stesso vediamo persone che non erano mai abituate a un lavoro. Questa è la cosa che abbiamo notato. C'era gente, alcuni di questi hanno avuto anche problemi con la legge, ma non erano abituati a un lavoro. Questo credo che è stato uno dei risultati più straordinari. Ma scusate, giusto per chiudere, un micronido che è partito e di cui ne siamo estremamente orgogliosi. Io spero di poterne parlare anche durante questa campagna elettorale che ci aspetta, ma soprattutto anche per parlare del fatto che l'attenzione che abbiamo dato ai bambini, la prima cosa che ho fatto da sindaco è stato quello di dare uno spazio, un parco per la pace. Abbiamo riempito di fiori, di colori, di giochi, per darla a questi bambini, e abbiamo continuato su questa linea appunto col micronido, bambini a 3 mesi, 6 mesi, portate dalle mamme con estrema fiducia, con del personale assolutamente qualificato, e poi ancora con un asilo nido comunale che per la prima volta abbiamo realizzato, e tante altre cose che abbiamo realizzato, l'assistenza anche agli anziani e così via di seguito.